Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per parlarvi di quanti soldi dovrebbe chiedere un DJ. Bentornati a tutti sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per parlarvi di quanti soldi dovreste chiedere voi, di quanti soldi dovrebbe chiedere in generale un DJ per esibirsi. Quindi, a differenza degli altri anni che ho già fatto questo video nel 2020-2021, dove vi parlavo di quanto guadagna effettivamente un DJ, questa volta parlerò di quanti soldi dovrebbe chiedere un DJ, o comunque quali sono le variabili che dovreste calcolare nella vostra testa, e magari anche per iscritto, che vi portano a chiedere una certa cifra per le vostre serate. Prima di iniziare però, se non mi conosci, sono Federico, parlo di DJ, produzione musicale, quindi se vuoi altri video come questi ti consiglio di iscriverti. La maggior parte di chi guarda i miei video non è iscritto, quindi se volete insomma rimanere aggiornati vi consiglio di iscrivervi. Altra cosa, ho un mio corso per DJ online, dove puoi imparare da zero, completamente online, a mixare, si chiama DNA DJ. Qui sotto vi lascio il link della scuola, si chiama 128 Academy. Dateci magari un'occhiata, se avete 18 anni potete acquistare il corso con 18 app. Quanti soldi dovrebbe chiedere un DJ? Secondo me è molto importante guardare il DJ come una qualsiasi altra attività imprenditoriale. Cioè, molto spesso quando sento di DJ, magari vecchia scuola, parlare, parlano del DJ come se fosse un'attività imprenditoriale completamente staccata dalle altre, quindi che è giusto chiedere tot soldi perché c'è l'esperienza e basta, o altre cose simili. Secondo me è giusto in parte comunque avere un po' di rispetto di se stessi, però allo stesso tempo fare il DJ è come qualsiasi altra attività autonoma. Dal punto di vista imprenditoriale dobbiamo fare gli stessi ragionamenti, cioè posso essere un fotografo, un videomaker, un programmatore freelancer, quindi qualsiasi tipo di attività svolta autonomamente può essere paragonata più o meno insomma alle regole del DJ. Quindi io in questo video vi darò qualche consiglio per gestire i vostri soldi con questa attività, ma in maniera diciamo abbastanza semplice, come farei per un altro tipo di attività probabilmente. Questa cosa, attenzione, non è soltanto una visione mia, ma è uscito qualche settimana fa un video di James Hype dove spiegava quanti soldi dovrebbe chiedere un DJ e più o meno ha fatto gli stessi ragionamenti che farò in questo video. E la tratta diciamo come una qualsiasi altra attività imprenditoriale, dove bisogna investire dei soldi, a volte bisogna perderne in altri casi, guadagnarli in altri casi. Quindi possiamo iniziare adesso. Quanti soldi dobbiamo chiedere? Innanzitutto dobbiamo chiedere i soldi per il rimborso delle nostre spese, che, attenzione, non si limitano al quanti soldi mi costa andare da qua a là, cioè da casa mia all'evento, ma ci sono altri costi da tenere in considerazione. Un costo sicuramente è quello del trasporto. È molto importante ovviamente, perché andare da casa vostra all'evento ha un costo, quindi in base al mezzo che utilizzate dovete calcolare il costo, e quello è la prima spesa ovviamente da tenere in considerazione. Ci sono però poi altre spese. Ci sono delle spese magari fiscali o comunque legali, del tipo siete iscritti a una cooperativa, tipo io a esibirsi, costa 70 euro all'anno, quindi dovete dividere il numero di serate che fate per rientrare con questi 70 euro. Poi c'è il costo di SIAE, ad esempio se avete la licenza DJ, e quindi altri circa 300 euro da mettere in considerazione per le serate che fate. Se avete un commercialista, avete una partita IVA, il vostro costo del commercialista, eccetera. Il costo della musica, perché la musica costa e ogni mese acquistate tot tracce, quindi dovete mettere in conto anche quello. Degli abbonamenti vari in base agli abbonamenti che avete, delle record pool e altri servizi del genere. Il costo poi di usura del materiale, perché se utilizzate ad esempio le vostre cose, se siete dei mobile DJ, ma anche se non lo siete, avete dell'attrezzatura a casa, avete dei costi, perché ovviamente l'attrezzatura, oltre ad essere acquistata, e quindi quello è un costo da calcolare in base a quanto volete investire nella vostra attività, però anche l'usura dell'attrezzatura, cioè se io compro due casse per i miei eventi, dopo 12 mesi di eventi, dove ne faccio uno alla settimana, il prezzo a cui le venderò sarà sicuramente più basso e quindi avrò perso dei soldi e dovete calcolarli quando andate a fare le serate. Potrebbe poi rompersi qualcosa, quindi dovete calcolare quel costo. Mettiamo che ogni 12 mesi si rompe un woofer di una delle due casse, perché è normale, insomma, magari dopo tantissimi eventi che una cassa si rompa, devo sostituire il woofer, che costo ha?
oppure ogni 12 mesi può capitare che ci sia del liquido dentro la console, quanto costa riparare quella cosa. Io vi ho dato soltanto un po' di spunti di costi che ci sono nel fare questa attività. Pertanto, quando dovete chiedere dei soldi, dovete assolutamente calcolare almeno il rimborso delle spese. Se anche il vostro hobby, non potete perdere dei soldi, perché una cosa è se suonate a casa soltanto per gli affari vostri, allora ovviamente è un hobby come gli altri e potete perdere dei soldi e basta. Ma se il vostro hobby è fare il DJ e farlo a degli eventi dove altre persone acquistano, pagano il vostro servizio, in quel caso non potete perderci voi assolutamente, dovete rientrare nei costi. Una volta che rientrate nei costi, allora qua c'è da fare una considerazione, ovvero volete vivere di questo o volete che sia soltanto un vostro hobby dove passate il tempo? Se volete che sia soltanto un hobby, allora in quel caso non c'è un prezzo giusto da chiedere, è la vostra passione, come se andaste a sciare, a fare un altro sport, qualsiasi cosa. E quindi in quel caso potreste anche chiedere soltanto il rimborso delle spese di quello che vi ho detto prima, attenzione, non soltanto della benzina, e basta. Magari potreste calcolare soltanto per sviluppare questo hobby quanta attrezzatura acquistate in un anno, e quindi in quel caso considerate quanta attrezzatura dovete comprare, quanti soldi costa, quante serate fate e mettete quello in conto. Però non c'è un giusto o sbagliato, diciamo che secondo me la figura del DJ comunque non va sminuita, e quindi anche se è un vostro hobby dovete chiedere dei soldi come se doveste viverci. Però insomma ognuno fa quello che vuole, il mercato è libero, quindi questo è. Se invece volete vivere di questo e basta, allora entrano in gioco più variabili, perché ovviamente voi dovete per forza guadagnare con questa cosa, perché altrimenti non vivete, insomma è la vostra unica attività. Allora in quel caso un buon modo secondo me per calcolare quanto dovete chiedere è calcolare quanti soldi volete guadagnare netti al mese, non so, 1500, 2000 euro, quello che volete insomma voi, che per voi è giusto come stipendio, tra virgolette, e sommateci tutti quanti i costi che avete, che vi ho detto prima, i costi fiscali, qualsiasi cosa, insomma i costi totali, dividete per il numero di eventi che fate e quella è la cifra che dovrete chiedere in media ad ogni evento per guadagnare tot soldi più o meno al mese. Cioè se volete vivere di questo, non dico fare i soldi, ma vivere almeno, sopravvivere di questo, dovete fare questo conto, i vostri costi più quanto volete che vi rimanga al mese diviso il numero di eventi che fate al mese. Meglio ancora se fate il calcolo annuale, visto che magari d'estate fate più eventi rispetto ad altri periodi dell'anno. Però questo è più o meno il conto. Superata questa cosa, allora entra in gioco quello che è il lato imprenditoriale, ovvero quanti soldi posso guadagnare da questa attività. Cioè io per una serata, per vivere, mi basterebbe chiedere tot soldi, però per il mio valore nel mercato, quindi per l'esperienza che ho, per quanto sono richiesto e tutte queste variabili qua, questi fattori qua, posso permettermi di chiedere tot soldi in più. Come può essere un insegnante privato che dice ho questa esperienza qua, ho questo numero di clienti qua dove posso lasciare a casa anche qualcuno, quindi posso permettermi di chiedere molto di più. Allora a quel punto non c'è un giusto e sbagliato. Per la stessa serata un DJ potrebbe chiedere 500 euro, potrebbe chiederne 5000. Lui vive comunque magari normalmente, ha comunque il suo stipendio per sopravvivere, però può permettersi di chiedere quei soldi in più per il valore che ha nel mercato, e quindi in quel caso ben per lui si è messo in tasca molti più soldi, come una qualsiasi attività autonoma. Anche un fotografo, magari un fotografo ha molta esperienza, ha scattato delle foto veramente fantastiche, può permettersi di chiedere di più, punto e basta. Attenzione però che più crescete più ci sono dei costi, come ha detto James Hype nel video che vi ho detto all'inizio, dove racconta di quanti soldi chiede un DJ. Lui ha detto che ha molte spese adesso, facciamo finta che James Hype chieda 30.000 euro, su quei 30.000 euro avrà tutti i costi di fatturazione legati all'attività, che sono molto grandi per 30.000 euro, e del netto che gli rimane dovrà pagare il trasporto, mettiamo caso che va in America a suonare, quindi avrà il volo per lui, per il suo fotografo, videomaker,
per il suo tour manager, dovrà pagare la commissione al tour manager, dovrà pagare il fotografo e il videomaker, dovrà pagare la sua agenzia che l'ha chiamato, i costi per l'alloggio, insomma ci sono un sacco di costi che poi entrano in gioco se si cresce di livello e si suona in posti importanti. Questa è la mia opinione, spero di essere stato chiaro, sono stato un po' tecnico, ho parlato un po' quasi di aspetti economici e meno musicali DJ, però insomma ci tenevo a darvi questa mia opinione. Per il video di oggi è tutto, qui da Federico è tutto, ci vediamo prossimamente con altri video.